Mi spiace non essere collegata in diretta con voi, sono in consiglio comunale, ma ci tenevo tanto a farvi un saluto. È un grande orgoglio che anche quest'anno, in un anno così complesso, il nostro premio letterario Città di Sarzana vada avanti con tantissimi autori da tutta Italia e non solo, e con tanti magnifici premi. Grazie, un grazie particolare devo farlo a una donna straordinaria, tenace, coraggiosa, che nonostante tutto non si è fermata e lancia a tutti un grande messaggio di speranza. Susanna Musetti, brava, grazie. Torneranno le serate sotto le stelle di questo premio. Hai dato una prova di grande coraggio e Sarzana è con te. In bocca al lupo a tutti i partecipanti. Più solare di tutto il premio letterario Pablo Giovanni Bonsignori. Non lo vediamo Pablo, cerca di uscire, di mettere il microfono, di mettere l'immagine, perché io voglio vederti. Sulle ali del libro pensiero, ecco Pablo, l'autore più solare di tutti, che ci trasmette amore con il suo viso e con le sue parole. Pablo usa la poesia per urlare al mondo la sua rabbia. Piange per le cattiverie subite. Piange perché vede un mondo insensibile. Poi nel passato le malvagità hanno scritto la storia. Sente le urla degli ebrei, dei campi di concentramento. Ed è rammaricato perché gli errori compiuti nel passato non ci hanno insegnato proprio nulla. La storia è stata bruciata ferma. Cosa ci è servita la storia se non impariamo dal passato? Vorrebbe colpire l'anima e far diventare gli uomini tutti umani, ma non ci è riuscito. Lui con una freccia, con una magia, vorrebbe farli diventare umani. Nessuno lo ascolta. Vorrebbe lottare contro l'ingiustizia, ma purtroppo
non riesce. Lo stile è affannoso, ma il concetto diretto e calzante, come il suo pensiero, che è libero, che è gioioso, che è comunicativo, che è di speranza. Pablo, finiamo con te stasera. Dici qualcosa di carino. Io di carino vorrei dire tantissime cose perché è bello scrivere nel modo più bello del mondo della poesia, perché io vorrei portare speranza anche del mondo migliore, insomma, un mondo dove io posso creare amore e pace. È sempre per me scrivere, come dire. Bisogna andare oltre la nostra fantasia, perché la fantasia è bella, perché se non abbiamo fantasia saremmo, come dire, dei uomini senza vita, senza idea, senza immagini. Immaginare, come dire, come il mondo di fantasia. Bisogna fantasticare per vivere meglio e per essere anche dei migliori uomini in questa terra che abbiamo bisogno. Però bisogna anche lottare, aiutare gli altri, e Pablo è una dimostrazione di questo, quindi è stato aiutato ed è diventato un grande uomo. Quindi noi Pablo premiamo stasera per questa poesia, per questo messaggio di pace, amore che vuoi trasmettere a tutti. E soprattutto ti ringraziamo. Al telefono Pablo l'altro giorno mi ha detto: sono rimasto in contatto con l'altro autore, quindi il premio Esatto. letterario ha anche la possibilità di avere momenti piacevoli di condivisione, di amicizie. In questo periodo di lockdown si sono create anche proprio delle vere e proprie amicizie tra gli autori, li abbiamo fatti conoscere e loro si sono regalati, si mandano i regali, si chiamano, si scrivono e questo è già un altro. Allora, tutte le sere abbiamo una ragione in più per continuare questo premio letterario e questo è un altro mattoncino che rafforza il nostro ideale, rafforza quelli che sono i nostri Grazie. principi, ascoltarmi e cercare di creare, poi alla fine noi siamo anche un'associazione, quindi di creare un bel gruppo che faccia sinergia. Allora, siamo in chiusura di serata, chiamo tutti i presidenti, il vicepresidente del premio, tutti presenti, chiamiamo Flavio, chiamiamo Clara Russo, chiamiamo Federica, il vicepresidente, chiamiamo il dottor Fissi. So che Clara voglia di dire qualcosa perché è l'ultima serata. Per quest'anno del 2020, ricominceremo a gennaio. Poi il 22 di dicembre abbiamo una bellissima sorpresa per tutti i nostri autori, quindi state qui nei nostri schermi, seguiteci perché è proprio pensata per tutti voi. Quindi dovete stare con noi il 22 dicembre. Prego, Clara. Volevo soltanto ringraziare l'associazione Poeti, Solo Poeti, Poeti per l'opportunità che mi è stata data, perché attraverso le vostre dirette ho conosciuto tantissima bella gente, davvero. E lo dico, come dire, con sincerità. Ho conosciuto dei poeti veramente che sono fantastici. Non me ne voglia nessuno, ma uno fra questi è Flavio Provini, con cui, come dire, l'ho conosciuto personalmente, come dire, è veramente una persona a modo, ma non solo, proprio un bravissimo poeta. Ma ce ne sono tanti in giro, no? Si dice che l'Italia sia un paese di poeti. Così come la poesia, ho avuto l'opportunità di leggere stralci di libri che veramente mi hanno presa in qualche maniera, tant'è che alcuni dei vostri autori, questo lo dico per ringraziare pubblicamente, hanno poi voluto il mio indirizzo per spedirmi a casa i libri che avevo letto in qualche serata. Questo per me è una grossa soddisfazione, perché comunque mi hanno dato fiducia e nello stesso tempo ho conosciuto delle persone nuove. E questo per me è bello, perché quello che muove il mondo, a prescindere dall'amore che si dice per antonomasia, che muove il mondo,
secondo me si deve aggiungere anche la curiosità di conoscere tutto, la qualsiasi, fra, come dire, persone nuove, nuove avventure, nuove esperienze, tutto, e conoscenze, e tutto curiosità. E quindi grazie di cuore. Grazie, vi aspettiamo domani sera con un'altra puntatona, domenica con i saluti finali, i fuochi d'artificio. A domani sera, ciao ciao. Buonanotte. Arrivederci, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie, grazie, a presto. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. È finita la diretta? Eccoci, è finita la diretta. E anche questa l'abbiamo tolta. È faticoso. Ma è finita la diretta, perché io non ho visto la schermata che era finita. Sì, penso di sì, immagino. Comunque. No, accertiamoci di questo prima di dire qualcos'altro. Giuseppe, è finita la diretta, siamo sicuri? Perché se no risalutiamo gli autori, domani sera ci vediamo, domenica sera ci vediamo. Ci vediamo. Il vicepresidente.